Allora, ciao a tutti, bentornate, bentornate, bentornati alle uscite di Inside Staircase sulla storia in due vite, o meglio, sul nuovo libro che sarà realizzato prossimamente, che sarà prossimamente disponibile, quindi la riedizione del libro La storia in due vite. Siamo qui con Giovanna Chericoni, che è una delle protagoniste del libro, o meglio, è la protagonista della prossima edizione della Storia in due vite. Questa volta le ho chiesto di raccontare qualche cosa a proposito della Sardegna e quindi ci sono alcuni ricordi che a me sono piaciuti più degli altri e che quindi sarei contenta che lei li condividesse personalmente con voi. Quindi le ho chiesto di raccontare in particolare l'episodio del temporale e se ci vuole raccontare qualcosa sulla casa, sulla prima casa in cui vissero lei e Giuliano, così come qualcosa sul nuraghe, nonna, ok? E poi anche se... La tanca regia. A me non dispiacerebbe anche qualcosa su Cabras, sull'omicidio Cabras. Ma te l'ho già detto. Beh, fu un episodio molto triste. Non ci si aspettava che in un paesino così, tranquillo, succedesse con... Era più facile verso il nord, verso il nuorese. Non, lì per lì noi non abbiamo nemmeno capito bene il perché, ma ci dissero che era stato uno sbaglio. Avevano di mira un'altra persona. Perché mi raccontavi appunto che comunque c'erano i banditi. E sì, certo che sono stati i banditi e volevano il proprietario, non so, volevano intervenire sulla piccola azienda, non tanto piccola, ma molto, molto laboriosa, perché era una delle prime fabbriche, diciamo, almeno in Sardegna, per il sughero, e distribuiva a tutti la lavorazione. C'era un ingegnere di Torino, col quale poi facemmo amicizia, con la famiglia. Aveva un ragazzino di 4 anni, molto carino, e voleva venire con noi fuori a passeggio. Lo portavamo insieme a un cane che avevano, e siamo rimasti molto addolorati per quella faccenda lì. E il povero giovane ci ha rimesso la vita, ma poi non è più successo niente. Mi raccontavi anche della corriera che era... Eh sì, ti ho spiegato che la cosa era più verso Nuoro, quelle campagne là, dove nel Supramonte ci vivevano queste persone, e ogni tanto scendevano. E sì, se non c'era la polizia che scortava la corriera, nel tragitto dai paesi verso Nuoro, e loro la fermavano e salivano e volevano quello che volevano. Se Rapinavano. rapinavano, se c'era poi delle armi, ancora meglio, siccome in Sardegna non solo Giuliano andava a caccia, ma ci andavano in tanti a caccia. E il timore era quello, noi Che ti rubassero il fucile. praticamente, eh sì,
Sì, praticamente anche quando usciva, no, in seguito, insomma, ma Antonino Sanna, l'amico di caccia, e lo tranquillizzava, diceva no, qua non succede niente, non se ne incontrano, e al limite glielo diamo, il fucile. Fatto sta che insomma ci siamo tranquillizzati e abbiamo vissuto tranquillamente, serenamente, come tutti i paesani di Abadanta, che erano tranquilli. E i primi 15 giorni, 20 giorni, Giuliano ha voluto andare in campagna alla Tancareggia, che era famosa per la grande bella campagna, per tanta caccia, però non mi voleva lasciare sola. E gli fecero un prestito di una bicicletta da uomo e andammo tutti e due in campagna a caccia. Io In bicicletta. no, lui. Io dietro di lui, quando si appostava. La campagna era distante 6 chilometri, 7, magnifica, bella. Anche se era già cominciato l'autunno, era una bellissima giornata. Però avevamo un brutto battesimo, perché mentre eravamo sulla collina, un po' distante dalla casa colonica della Tanca, è una grande tenuta, e il cielo si era nuvolato nero, improvvisamente è cominciato a piovere, a tuonare e a cadere i fulmini. Allora siamo scesi piano piano. L'istinto era di correre, ma non si può correre sotto un temporale così. È rischioso. Abbiamo camminato piano 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 e c'era una distanza di 200 metri e più per arrivare alla casa, al casolare. Sotto l'acqua e sotto i fulmini che venivano giù a sinistra nella pineta dove c'erano dei cavalli bradi che gridavano, urlavano, impazzivano dalla paura. Anche noi, quasi. Mi tremano, mi tremano. Nitrivano tutti insieme. Si alzavano in piedi e piovevano i fulmini uno dietro l'altro su questa pineta e noi li vedevamo. Giuliano rovesciò il fucile per prudenza e piano 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 ci camminava, agganciati uno all'altro per arrivare al casolare, dalla paura che un fulmine ci prendesse. Appena arrivati sulla soglia del casolare, la famiglia, molto sorpresa, ci ha accolto immediatamente, ci ha messo davanti al focolare. Mentre si arrivava sulla soglia della casa, ha cominciato a grandinare in una maniera spaventosa. Grandine grosse come pietre dei muretti cadevano sul tetto, in terra, le abbiamo evitate per un soffio, quelle lì, sulla testa. Ci siamo asciugati, bravissime persone, molto comprensive, non se l'aspettavano la sorpresa di noi.
due cacciatori. Io no, io no. Ma comunque, nei due continentali che avevano sfidato il temporale, Senti, no, la natura. mi raccontavi che c'erano molti conigli all'epoca. Eh sì, c'erano tanti conigli. Poi io ci sono andata un'altra volta o due per vedere la caccia al coniglio appunto con l'amico di Giuliano che il nonno aveva un suo figlioletto a scuola. Tanto bravo Antonino. E aveva una cagnetta Samba, sì, Samba, speciale proprio per i conigli dentro i muretti. Ma Antonino aveva anche un furetto. Non l'avevo mai visto. Furbo, si dice sei furbo come un furetto. Sì, furbo in una maniera. Antonino gli apriva un sasso e non filava dentro il muro. Il coniglio aveva paura, perché rischia di morire, col furetto. E fuggiva. Giuliano e Antonino lo prendevano. Lo prendevano anche perché ce n'era troppi e avevano permesso di cacciarli. Ce n'era già troppi, danneggiavano un po' anche la campagna, la coltivazione. Poi, sai, nel 53, 54, 55 ce n'era di caccia in Sardegna. Un paio di volte l'ho assistita a questa caccia. Poi ritornava il furetto, tornava indietro, buono buono, da Antonino. Era stato allevato da lui, era domestico praticamente, era domestico. E sì, era una vita piacevole nello stesso tempo per chi ha la passione della campagna e della caccia che si può fare. Una volta cacciò una volpe. Sì. Giuliano cacciò una volpe e non so. Non si poteva mangiare, certo, la volpe. La consegnò e una volta cacciò un'altra cosa, un gatto selvatico, molto bello. Non ce n'erano tante di queste cose qui perché fuggivano. Ma E nonna, senti, raccontami un po'. Vabbè, allora, a parte il fatto che comunque poi voi vi tornava comodo per sbarcare il lunario all'inizio. sì, conigli, ne abbiamo gustati molti. Era un prezioso alimento. I sardi non ci andavano tanto, 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 eh. Lo dava e lo prendeva anche Antonino. Ma noi che insomma eravamo in due, la caccia al coniglio ci ha aiutato molto, oltre che essere buono. Però doveva stare 3-4
nel capannone a far partire un po' il selvatico, ma erano buonissimi. Noi abbiamo vissuto meglio perché, ripeto, i primi tempi, lo stipendio non era uno stipendio da era limitato e poi c'erano delle piccole spese oltretutto. In ogni modo, un po' di riserva ce l'avevamo, un po' di riserva, e i miei genitori avevano pensato, la mamma di Giuliano aveva pensato, ma le spese c'erano, c'erano le spese perché bisognava. Nonna, senti, scusa se ti interrompo, però mi raccontavi anche del nuraghe, dei nuraghe. Hai voglia di spiegare a chi ci guarda cosa sono, com'è? Perché è Li interessante. Sì, conosceranno beh, sì, certo. Sono i tipici, nuraghi sono una costruzione tipica e e quindi. c'hanno 6.000 anni. Io penso che siano conosciuti. Ce ne sono 8.000 in tutta la costa orientale della Sardegna, disposti in modo che lineare da poter fare come un grosso sbarramento di frontiera a chi voleva entrare in Sardegna 5, 6.000, 3.000, 4.000 anni fa e impossessarsene. E i sardi, gli abitanti avevano escogitato questa difesa. E combattevano di lì le persone che sbarcavano e volevano entrare. Cioè, praticamente sono dei punti di avvistamento Eh che sì, si trovano lungo la sono costa. delle muraglie, diciamo, anche se sono distanziate, ma tutti insieme erano una cosa, 8.000, ce ne sono. E poi. Qualcuno è un po' crollato, ma ce ne sono tantissimi ancora interi, in piedi. E poi senti, nonna, mi dicevi del fatto che ti è sembrato parecchio strano i muri delle case quando sei andata a vivere là, perché Sì. non sono come quelli a No, sono cui di eri abituata. mattoni e cemento, no, di malta e paglia, era compresse, larghe 1 metro e non c'era nemmeno freddo con quei muri lì nella casa. Noi in camera non abbiamo mai acceso una stufa, mai. In quegli anni lì io non ho mai portato un cappotto, uno stivale. Ci stava una meraviglia proprio, c'era una temperatura deliziosa anche in inverno, in autunno, in inverno. Solo un anno è venuto, sì, circa 1 metro di neve. Ma venne dappertutto, tutto, anche in continente. E c'era il camino grande della zia Peppina. Non era zia di tutti. Zia vuol dire signorina Sì. in sardo. Zia, capito? È un termine di riguardo che si Sì, dà è alle un persone. dialetto sardo mescolato al catalano, allo spagnolo, al latino, Sì. è un miscuglio il dialetto sardo.
E poi senti nonna, più che un'ultima cosa, poi magari chiudiamo Dimmi, dimmi, dimmi. questo episodio dei video su Inside the Staircase. Dicevo, mi raccontavi anche appunto del fatto che all'inizio hai avuto un po' di difficoltà con la lingua, perché molti parlano Sì, dialetto, poi perché loro si esprimevano parlavano, nella loro sì. lingua, la maggior parte delle persone. Non è che non lo sapessero l'italiano, lo sanno benissimo l'italiano, ma era più facile parlare con la loro lingua. Era un po' un incontro da dover spiegare questo. E allora, piano piano, senza offendere nessuno, piano piano, abbiamo cercato di capirle le parole. In 3-4 mesi abbiamo imparato il sardo. E si viveva anche meglio perché allora potevamo parlarlo anche noi. Eh sì, eh sì. Ma poi spiegami un'ultimissima cosa, nonna, sulla frutta, perché ora noi siamo abituati a vedere la frutta nei Ah, supermercati e sì, invece là. all'inizio io cercavo la frutta, negozi di frutta, ma non ce n'era, perché ognuno ha il suo podere. Suo frutteto, Ah. non va a comprarla, non mette su un negozio per dire, cosa che invece poi con l'entrata di diversi continentali che non avevano i terreni e la frutta da andare a raccogliere, e hanno pensato di mettere dei negozietti. Allora mi è tornato meglio, tutto più facile. E c'è anche chi la portava. E poi venne, sì, si industriò questo fruttivendolo che veniva, ma dopo un paio d'anni, da Milis con il suo carro e gridava che c'era le arance, la frutta. Su frutto, su frutto, su saranzo, saranzo, e chiamava. A me bussava. Una delizia proprio. Ne compravamo Per tutta la una settimana. decina di chili, flamelle, anche più, per tutta la settimana. Una delizia, e non costavano molto, erano magnifici quelle arance. Le arance di Milis sono stupende proprio, come gusto, grossezza, freschezza. E ci Ok. saranno ancora, no? Beh, penso anch'io. Lo Ok, credo. allora un saluto a tutti i nostri video spettatori, credo si dica, e tutti i nostri web spettatori. E, grazie per aver seguito il canale Video Inside the Staircase. Se avete voglia di iscrivervi, c'è il pulsante rosso sotto il video. E se volete lasciare il like, noi siamo molto contente perché si sbloccano delle funzionalità e poi anche altre cose. Insomma, arrivederci. Saluto a tutti, soprattutto i sardi e il mio paese, perché lì è nata la mia prima bambina, Aghilarza. Ciao! Ciao.